Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, ben ritrovati sul canale di AC Milan Inside. Quest'oggi video analisi e pagelle della sfida di sabato sera tra Milano e Spezia. Prima di iniziare, però, come al solito, vi chiedo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati sui contenuti che vi porteremo qui su YouTube. In più, vi suggerisco anche di seguirci sui nostri canali social, ovvero i profili di Instagram, TikTok e Facebook, e per rimanere aggiornati 24 ore su 24 sul mondo Milan, anche sul nostro sito internet www.acmilaninside.com. Bene, partiamo subito con l'analisi di una partita che, parliamoci chiaro, è stata strana, una sorta di maledizione oramai è diventato lo Spezia per il Milan. Quando il Milan gioca contro i Liguri, qualcosa deve pur sempre accadere. 2 anni fa perdemmo in maniera anche un po' particolare al picco. E segnò praticamente ogni fine di sogno per lo scudetto del Milan di Pioli. Poi l'anno scorso successe l'episodio dell'arbitro Serra, quindi in un modo o nell'altro ci dovevamo aspettare che potesse succedere qualcosa e così è stato. Però parliamo un attimo della partita. Bene, il Milan ha giocato molto bene i primi 45 minuti, pressando, lottando, attaccando, avendo anche discrete varie occasioni da reti, anche papabili, che potevano permettere ai rossoneri di chiudere l'intervallo anche con 2 o 3 gol di scarto. Così non è stato, perché alla fine i rossoneri sono rientrati negli spogliatoi solo con un gol di vantaggio, il gol di Teo. E parliamoci chiaro, per come si era messa la partita, per come le occasioni sono state sprecate, perché poi alla fine le sprecate non sono state, visto il palo di Krunic, la traversa di Leao, le super parate di Dronkowski, qualcosa doveva pure accadere nel secondo tempo. Questo è successo nel secondo tempo, la partita inizia e i rossoneri quasi avevano paura di subire un contraccolpo emotivo dopo quello che è successo l'anno scorso con l'arbitro Serra. Si è notato perché praticamente a un certo punto c'è stato un blackout totale. Lo Spezia ha iniziato ad attaccare, lo Spezia ha iniziato a chiudere i rossoneri nella propria area di rigore, e a seguito di una rimessa laterale dubbia di Holm, e qui poi ritorna sempre il discorso perché per il Milan sì e per gli altri mai, perché io non dimentico quando ad Empoli la rimessa di Tonali è stata discussa per settimane e settimane. È arrivato il gol del pareggio, guardate un po' di Daniel Maldini. Pareggio che tutto sommato era giusto anche perché gli spezzini stavano giocando molto meglio, il Milan non riusciva più ad uscire dalla propria metà campo, e quindi prima o poi il pareggio, ecco, degli ospiti sarebbe arrivato. Il Milan però reagisce subito, più di rabbia che di tecnica, trova un grandissimo gol di Sandro Tonali, anche se poi alla fine è stato annullato dal VAR. E qui poi torna anche il discorso del VAR. Come interviene e perché interviene? Perché teoricamente l'arbitro Fabbri in campo, che ha diretto la partita in maniera impietosa, aveva lasciato proseguire, facendo rendere noto che lui aveva visto che il contatto era stato regolare, però poi il VAR comunque è intervenuto e ha distrutto i sogni di gloria di un Tonali, che ha fatto un gol veramente incredibile, un missile terrario. Però alla fine questa partita non potevamo perderla. Si cerca di far di tutto per farcela perdere. Ovviamente parlo da tifoso, ma non da critico, ma alla fine è giusto, i più forti dovevano vincere, così è stato. L'arbitro Fabbri, nota di merito, anche se non è un merito, ma più che altro un demerito, veramente partita disastrosa, perché addirittura intorno all'80esimo minuto è scoppiata una vera e propria rissa in mezzo al campo, con ben 3 giocatori di Milan ammoniti e solo uno dello Spezia, quando alla fine gli ospiti avevano fomentato e alimentato questa discussione. Tra gli ammoniti c'era anche, cioè, è stato anche ammonito De Hernandez, che tra l'altro era diffidato, quindi salterà l'importantissima e decisiva sfida di Cremona di domani sera. Ovviamente il Milan visto con lo Spezia non deve essere lo stesso che vedremo contro la Cremonese, anche nonostante, perdono, le assenze di Theo Hernandez e Giroud, ma Cremona è troppo importante per il proseguo della stagione rossonera, perché non fare punti, ovvero non vincere a Cremona, significherebbe rischiare di lasciare partire il Napoli, che domani sera avrà il di Armando Maradona, un Empoli che arriva sì fomentato dalla vittoria contro il Sassuolo, ma che, parliamoci chiaro, non può assolutamente competere contro una compagna come quella di Luciano Spalletti, che sta volando in campionato. Partiamo adesso con l'analisi, pardon, con le pagelle di una partita che ovviamente non vedevo di altissimo nonostante la vittoria dei rossoneri. Tatarusano diamo un 5,5, perché ancora una volta Tatarusano, ecco, non infonde sicurezza alla propria retroguardia. Ci si spera che Maignan possa tornare al più presto, ma soprattutto si spera che nella prossima stagione Maldini e Massara possano ricercare e trovare un secondo portiere, non dico all'altezza di Mike Maignan, ma che comunque sia leggermente
più sicuro e tecnicamente superiore a Cipriani Tatarusano. Ovvio, nulla a togliere dal rumeno che quando è chiamato in causa fa sempre il suo, ma sabato è stata un po' una prestazione super sottotono. Sul gol di Daniel Maldini si è immedesimato un po' in Handanovic, passatemi il termine, rimanendo praticamente fermo, bloccato a seguire la palla che entrava in rete. Ma poi nel primo tempo ha fatto quella uscita a vuoto su Nzola, che per fortuna l'attaccante dello Spezia gli era rimasta la palla sul destro, che poi ha svirgolato in curva. Ma è un'uscita folle da non fare mai nella vita. Quindi, o si migliora sotto questo punto di vista, o Tatarusano lavora per migliorare e per limare quelle che sono le sue sbavature. O penso che l'anno prossimo è inevitabile che il Milan debba cercare un nuovo secondo portiere. Partiamo adesso con i quattro in difesa. Prima Kalulu, poi Gabbia, poi Tomori e Theo. Kalulu diamo un bel 6. Alla fine partita che è andata in crescendo, perché i primi 30 minuti di gioco Kalulu non era ancora in giornata, non era ancora in partita. Forse aveva ancora la testa nel pullman, perché quella sbavatura, cioè quel momento in cui perde la palla e rischia di far andare a porta Nzola, è veramente un errore che contro una grande squadra, con tutto quanto il rispetto per lo Spezia, avresti rischiato di pagarlo e non poco. Però, ripeto, la prestazione di Pierre è andata crescendo, finisce il primo tempo bene, inizia il secondo tempo meglio, nonostante comunque ha un po' di colpe sul gol di Daniel Maldini, perché forse deve entrare un po' più cattivo, e conclude il secondo tempo in migliore dei modi, attaccando, difendendo, comunque dimostrando la sua voglia di voler vincere questa partita, che era fondamentale, cosa che i rossoneri sono riusciti a fare. Gabbia e Tomori, passiamo con i due centrali. Gabbia diamo un 6, Tomori diamo un 6,5, perché questa differenza di voto, mentre Gabbia alla fine durante la partita non è stato mai realmente preso in considerazione, nel senso che si giocava più dal lato di Tomori che suo. Alla fine, quando è chiamato in causa, quando ha dovuto rispondere presente, lo ha fatto sempre in maniera anche abbastanza sufficiente, visto che poi alla fine il gol spezzino non è scaturito neanche da un suo errore, visto che la zona di campo di competenza era un'altra. Quindi il centrale 46 rossonero ha comunque fatto una partita di tutto rispetto e più che sufficiente. Tomori invece 6,5, perché alla fine è riuscito ad annullare completamente Nzola in diverse occasioni. Ovvio, c'è stato un bello scontro fisico e di gioco tra i due, però l'inglese si è mostrato essere superiore rispetto all'attaccante dello Spezia, veramente non permettendogli mai di respirare, di provare a fare quella giocata che in altre partite, forse contro difese meno schierate e meno rapide, gli è possibile fare. Teo 7. Esclusa l'ammunizione, che non prendiamo neanche in considerazione perché è stata un'ammunizione di carattere da capitano, perché è andato a difendere i propri compagni durante una rissa. Finalmente torna al gol dopo Udine, dopo la prima partita di campionato contro l'Udinese. Salta un gol davvero proprio attaccante, perché Benassé gli offre una palla a bacio, lui stop di petto subito, neanche facendola rimbalzare, prende e insacca Dronkowski. Partita di una qualità immensa del capitano, che parliamoci chiaro, ad oggi penso sia il terzino sinistro migliore d'Europa, perché Cancelo non viene calcolato, ovviamente. Quindi partita di grande carattere. Peccato che non ci sarà Cremona, perché forse la sua presenza sulla fascia di Zanimacchia sarebbe potuta essere molto molto utile. Meglio però così, anche perché non sia mai sarebbe stato comunque ammonito alla prossima, oppure contro la Fiorentina avrebbe rischiato di saltare la Salernitana al ritorno dalle vacanze. Quindi partita efficiente, essenziale e perfetta del terzino. Partiamo sui due centrocampisti, Tonali e Benasser, pardon, Krunic e Benasser, e poi Tonali. Benasser 7. Oramai è il metronomo del centrocampo rossonero. Quando esce lui si vede la difficoltà da parte del Milan di creare gioco, ma più che altro perché, nonostante sia basso, distanza bassa, tozza, lui corre, difende, fa da diga, collega bene difesa ed attacco. È perfetto. E l'assist a Theo Hernandez dimostra anche che ha delle discrete qualità tecniche, anche perché è un assist al bacio, perfetto sul petto del compagno. Nulla, nulla da dire. Peccato per l'ammunizione presa più che altro per un momento di foga, perché aveva appena perso il pallone, quindi per cercare di recuperarlo subito, o meglio, un compagno aveva perso il pallone, per recuperarlo subito ha tentato di immolarsi in scivolata, ma colpendo solo unicamente l'avversario. Non appena uscito si è notata, insomma, la differenza anche di velocità di pensiero del centrocampo rossonero. Al suo posto è entrato Tonali alla fine del primo tempo. Tonali che, insomma, offre l'assist vincente a Giroud e segna anche il momentaneo di 2-1, poi annullato. Però metto quel mezzo voto in meno rispetto a Benasser, perché Tonali, escluse queste due occasioni, è stato leggermente in difficoltà. Ha patito un po' anche forse il momento della partita, perché essendo lui milanista voleva assolutamente dimostrare, ecco, che il Milan poteva riportare a casa 3 punti contro lo Spezia, che alla fine a San Siro mancavano addirittura dal 2000, dal 2019, dal 2020, pardon. Quindi
quindi comunque l'ha patito un po', però poi siamo stato essere anche un grande cuore regalando insomma la maglia al bambino nel post partita, come pubblicato anche lo stesso Milan sui social. Krunic invece diamo un 6 perché alla fine ha fatto la sua partita, sempre molto minimale, diciamo così. Peccato per la traversa perché avrebbe potuto fare il suo secondo gol consecutivo, il primo quest'anno in Serie A, però alla fine Rade, come al solito, si è mostrato essere essenziale per i piani di gioco di Stefano Pioli, il quale chiede una cosa e lui esegue senza problemi. Partiamo adesso con i tre dietro a Origi, Messias, Brahim Diaz e Leao. Messias 6, di più rispetto a Leao perché Messias ha fatto un lavoro in fase difensiva molto più importante rispetto a come ha fatto Leao. Più volte ha recuperato palloni importanti, proprio sacrificandosi e tornando indietro, coprendo prima Holm e poi Rezza, arrivando anche diverse volte alla conclusione, anche se, ovvio, quella munizione per simulazione, a mio avviso, è molto molto generosa perché il brasiliano non si è mai permesso di urlare, sbraitare, chiedere qualcosa all'arbitro Fabbri, che poi alla fine non è stato neanche conquistato, anche se il contatto c'è stato, però è inutile adesso parlare di un episodio arbitrale che non ci interessa più. Quindi Messias 6, anche perché le sue prestazioni stanno andando in crescendo piano piano. Al suo posto è entrato Rebic al 72esimo, diamo un 5,5 più che altro perché il Milan ha vinto, quindi non gli diamo un 5 pieno, ma gli diamo quasi una sufficienza, anche perché Rebic è entrato sinceramente per fare solo e unicamente baldoria al centro di ogni rissa. Emblematici sono i video che stanno girando in questi giorni sui social di lui, che dopo il gol di Giroud prende la palla lontana il più possibile per non far ripartire lo Spezia, oppure lui e Dampadù intorno al 96esimo che prendono e fanno faccia e faccia. Quindi lui è entrato per fare baldoria, a mio avviso, anche perché quei pochi palloni toccati li ha toccati anche male. Brahim Diaz 6, che alla fine inizia bene, ma poi forse il primo tempo, ecco, esce quasi non tanto per demeriti suoi, ma del pardon. Al 72esimo esce non per demeriti suoi, ma proprio perché la squadra non girava più, non riusciva più a essere al centro del gioco come lo è stato nel primo tempo, e quindi al suo posto è entrato appunto Charles de Cadereyre. Ma i 72 minuti di gioco offerti da Brandia sono stati più che sufficienti. Ecco. De Cadereyre 5,5, anche perché più che altro ha toccato pochissimi palloni, ancora deve rendersi conto di come entrare nel gioco e nelle idee di gioco di Stefano Pioli. Quando succederà questo, penso che il belga sarà, non dico inarrestabile, ma comunque uno dei punti fermi della formazione dell'Emiliano. Leao 5,5, anche perché escluso lo scatto iniziale e la traversa sulla deviazione del difensore dello Spezia, ha fatto ben poco, forse perché anche un poco stanco dal grande dispendio fisico di mercoledì contro il Salisburgo, anche perché ricordiamo che il Milan è stata l'unica squadra che in Europa ha riposato solo 70 ore prima di giocare la nuova partita di campionato, quindi è un aspetto da non sottovalutare. Però alla fine grande la risposta del pubblico al momento dell'uscita, ma ecco, speriamo che a Cremona possa essere leggermente più decisivo. Al suo posto è entrato al 90esimo per recupero Thiot, a cui diamo un 6 pieno, anche perché due interventi ha fatto, due di testa fondamentali per scacciare la palla lontana. Origi 5,5, anche perché ha tirato pochissime volte a porta, una sola volta nel secondo tempo, e per un attaccante questa cosa è, non dico negativa, ma quasi, anche perché a mio avviso un attaccante, lui forse non è più un attaccante, non è un attaccante di sfondamento, ma comunque un attaccante che secondo me potrebbe giocare perfettamente alle spalle di Giroud, il quale è entrato al suo posto al 72esimo minuto, in quel triplo cambio di Stefano Pioli, a cui diamo un 7,5 pieno, perché non c'è nulla da dire, entra, spacca la partita, segna il gol vincente nonostante l'ammunizione e l'espulsione, ma a noi non ci interessa perché Oliviero Bombervero si è girato ancora una volta, ha portato a casa tre punti fondamentali per questo Milan, tre punti decisivi anche nella rincorsa a Napoli per lo scudetto, quindi mancherà tantissimo a Cremona perché comunque Oliviero è il miglior attaccante che il Milan può avere a disposizione in questo momento, ma siamo sicuri che tornerà ancora più cattivo, ancora più carico contro la Fiorentina settimana prossima. Infine abbiamo Pioli, una sufficienza piena, anche perché nonostante il nervosismo del match, perché come ho detto giocare contro lo Spezia non è mai facile per questo Milan, è riuscito anche ad azzeccare ancora una volta i cambi con l'inserimento di tre giocatori che poi alla fine in un modo o nell'altro hanno cambiato la partita a favore del Milan. Detto questo, definito tutto, ci vediamo per l'analisi post partita di Milan Cremonese, nella speranza che i rossoneri possano portare ancora una volta a casa tre punti decisivi e fondamentali per la rincorsa allo scudetto.